Ben ritrovati, cari amici, nelle vostre case per questo breve incontro mariano durante questo bellissimo mese di maggio. Questa sera, accogliendo sempre le riflessioni di Monsignor Giancarlo Bregantini, che è mio compagno di scuola, lo saluto, può darsi che anche lui stia vedendo questo nostro incontro, ebbene, è farina del suo sacco. Siamo arrivati quindi a questo capitolo che si intitola Carità e lode nel viaggio verso Aincari e mette in risalto il nostro padre Giancarlo proprio quella piccola parola, in fretta. Ma vediamo come ci spiega questa fretta di Maria. Non è quella fretta, quell'ansia quasi, che spesso, di cui spesso siamo assillati noi. In fretta per rendersi utili per la carità. Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta una città di Giuda. Appresa la notizia della maternità di Elisabetta, Maria, come abbiamo visto, si mette in viaggio e raggiunge in fretta la cugina. Ma perché una partenza in tutta fretta? Maria cercava forse una conferma della veridicità di quanto le era stato annunciato? Assolutamente no. È un atteggiamento che non trova riscontro nel testo e mal si abbina al sì pronunciato qualche giorno prima dinanzi alla proposta sconvolgente di Dio. Un sì interiorizzato con tanta consapevolezza non cede così banalmente alla smania delle conferme. Crediamo piuttosto che sia stata spinta dalla sollecitudine per la cugina. Non dimentichiamo che rimane con lei per ben 3 mesi e dal desiderio di condividere le meraviglie operate in entrambe da Dio. Questa premura scorgiamo nel passo frettoloso di questa futura mamma, che si lascia guidare dal realismo tenace della carità. E non dimentichiamo che mentre si affretta e si affaccenda per servire l'anziana parente, custodisce in grembo il feto di Dio. In un contesto sociale e culturale come il nostro, in cui la carità sta in piedi sotto forma di fredda elemosina e cammina a rilento nella gelida burocrazia, mentre la dignità dell'uomo si arena con le tante carrette del mare che scaricano sulle nostre spiagge uomini e donne, vecchi e bambini impauriti, smarriti, rifiutati e cancellati da ogni terra. Ricordiamo proprio gli scafisti, questi trafficanti di morte. Il Papa ha detto parole molto dure. Ecco, quindi, questo è lo scenario che stiamo vivendo anche oggi. Ebbene, dinanzi a queste vergogne, gli agili passi di Maria ci scuotono e ci sveglino affinché la nostra carità si muova speditamente verso gli altri. Si abbattano i muri di separazione issati dall'egoismo, dalla diffidenza, dall'indifferenza, ed ogni uomo riconosca nell'altro non l'estraneo e il diverso, ma un altro se stesso. C'è anche un altro passo frettoloso che vorremmo ricordare qui, quello delle mamme che si preparano a diventare nonne e con ritrovata giovinezza corrono con sollecitudine a prestare cura e attenzioni alle loro figlie, che a loro volta stanno per diventare madri. Sappiamo anche Papa Francesco quante parole di conforto e di aiuto ha detto ai nonni e alle nonne, l'importanza dei nonni e delle nonne. Ebbene, ecco qui allora lo stesso pensiero. Ma c'è anche la fretta della squisita carità che bussa alla porta dell'anziano vicino per tendergli un po' di compagnia, per tenerli un po' di compagnia, per fargli qualche piccolo servizio in casa, per appoggiare sul tavolo
della cucina una minestra calda condita dal provvido amore. Questa, insomma, è la fretta di Maria che ci contagia e che noi dovremo imitare ogni qualvolta ci accorgiamo che qualcuno può avere bisogno di noi o che percepiamo che una nostra premura può far gioire il cuore dell'altro. E concludiamo anche questa sera con questa preghiera che ci viene proposta. O Maria, tu che in tutta fretta ti sei fatta presente e premurosa, recando ad Elisabetta con volto raggiante l'annuncio gioioso della visita di Dio, fa che attraverso le nostre mani e il nostro cuore Dio stesso si chini ancora a servire e ad amare. Così sia.